3, 2, 1, vai! Un punto di sostanza, un punto di rammarico, un punto che comunque fa classifica. Verrebbe da riassumere così l'1-1 del Brescia contro la Spal, altalena di emozione allo stadio Mazza, con il Brescia che due volte riprende la squadra di Oddo, ma sciupa tante occasioni per vincere. Grande protagonista della sfida è stato l'ex Alfonso, autore di prodigiosi parate, ma soprattutto gli errori anche di misura nei passaggi, nella qualità dei passaggi da parte del Brescia, che sciupa almeno un paio di ripartenze in superiorità numerica. Un Brescia che segna con Aie il gol dell'1-1 dopo il vantaggio, dopo 43 secondi di Maestro. Aie che torna al gol in campionato su azione, cosa che non succedeva da tempo immemore. Poi errori di Karacic a ripetizione a regalare a Maestro la gioia della doppietta a 10 dal termine, quando tutto sembrava perso. Si alzava dalla panchina Holzer e riusciva a trovare il guizzo vincente. Un Brescia dunque che va avanti piano, assottiglia leggermente il distacco dal Perugia, che è stato sconfitto dal Genoa, ma ora più che mai servono i punti, e questi dobbiamo immediatamente prenderli, almeno 3 contro la regina dei Pipinzani.